Ok, sono in diretta. Sono in diretta. Provo a vedere se arriva qualcuno. Vediamo. Sì, ok, ci sono. Ludovica, ciao Ludovica. Ok, Ludovica. Brigitta Modeste, ciao bella. Allora, come vedete ho ripreso le sembianze della bandita, perché possiate guardarmi solo gli occhi. E quello che vi chiedo è questo. Scusate per il mio abbigliamento, ma io sono assolutamente incapace di organizzare le cose per me. Quindi a qualcun altro avrei suggerito di prepararsi un testo, di vestirsi bene, di truccarsi, ma io non ne sono capace. Quindi molto velocemente voglio solo invitarvi a farvi una foto. Ciao ragazze, agli occhi. Oddio, perché non si vede ogni tanto? Ciao amore, ciao bella, ciao Akumad, ciao Ludovica. Vi invito a farvi una foto agli occhi. Dopo magari farò un video un po' messo meglio in notte quando non mi sente nessuno. E a postare l'immagine sui social network con hashtag Eyes on Idlib. Tutto questo nasce dall'esigenza di seguire le vicende che coinvolgono gli abitanti di Idlib e 2 milioni di rifugiati interni che dalle varie zone della Siria sono stati deportati a Idlib. E quindi dobbiamo tenere gli occhi ben aperti, spalancati. Non voglio ripetere il gesto dello Yemen che ha dato origine ad un sacco di drammi nei mesi scorsi, ma anche ad altre campagne che si sono rivelate in qualche modo produttive. E quindi niente, please guys, make a video or a photo with only your eyes, so, ok? And put them on social network with hashtag Eyes on Idlib. Ad Idlib ci sono un sacco di persone e Assad e Putin si stanno preparando a riprendersi quelle zone. Ora, è vero che quelle zone sono sotto, per massima parte sono sotto il controllo di HTS, che è la fazione più forte tra quelle contro Assad, e che non è esattamente una fazione rivoluzionaria, però è anche vero che HTS è quella che ad esempio arresta i membri dell'ISIS, non ha bisogno di bombardare, non ha bisogno di ciao Ahmad, di radere al suolo le città per arrestare l'ISIS, sono anche loro dei delinquenti e sono percepiti come delinquenti da molti dei ribelli, dei ragazzi ribelli che di religioso non avevano che la cultura come noi italiani che siamo cattolici, no? Ma no, questo non c'entrano con la rivoluzione, però la gente sta comunque bene con loro, cioè sta meglio con loro che con Assad. Banalmente molti ragazzi hanno paura che Assad possa costringerli ad arruolarsi nell'esercito perché non ci stanno più siriani. Nell'esercito di Assad ci sono quasi solo iraniani, pakistani, russi, dei russi non sono nell'esercito di Assad, però insomma quello è lo schieramento. I siriani o sono morti o sono ribelli o sono espatriati. E adesso c'è il pericolo perché che Assad voglia ripigliarsi la parte a sud di Idlib. Non vi so spiegare tutte le cose politiche, sia perché io mi sono un po' allontanata dalla storia e non voglio nemmeno provare a rientrarci dentro perché è veramente, veramente un casino e ci sono narrazioni differenti, la situazione non è limpida come appare, non ci sono solo due narrazioni della pro-rivoluzione e
antirivoluzione. Le narrazioni sono tante. L'unica cosa certa è che ogni volta come dire, a morire sono i civili, i poveri, perché i ricchi se ne sono andati o trovano il modo di pagare i contrabbandieri. Ad Idlib ci sono molti ragazzi che erano prima ad Aleppo e io sono particolarmente legata alle persone che erano ad Aleppo e adesso ci sono anche persone della Ghouta. Lo stesso Mohammed Najem non è esattamente ad Idlib, è a Marat al-Numan, che è in provincia di Idlib, tra Idlib e Aleppo, un po' più a sud. Quindi proprio quella zona, sia lui che Fared, sono a rischio. Cioè, se viene bombardata quella zona, loro sono a rischio. E oltretutto, se viene bombardata quella zona, dove andranno i 2,5 milioni di rifugiati interni che sono già lì? Quindi seguiamo le vicende da Idlib, stiamo attenti, se possiamo scendiamo in piazza. E se volete richiamare l'attenzione, poi dopo, una volta che tu hai richiamato l'attenzione, puoi anche leggere le notizie con un selfie. Fotografatevi gli occhi e scrivete Eyes on Idlib. È anche abbastanza, cioè non dà la colpa a nessuno, è super partes, vi chiede solo di guardare. Queste persone come minimo richiedono attenzione. Ciao Francesca, ciao Marco, ciao Assad, ciao Marco. Allora, Eyes on Idlib, if you want post e video e foto with your eyes on social media, and that's all, and post it on Twitter, on Facebook, only your eyes. You can also make an artistic video, some art, just use the hashtag eyes on Idlib. That is the most important thing, eyes on Idlib. I will make another video, a more good video, because this one is not a good one, I know it. Thank you for all. Eyes on Idlib. Look at the news from Idlib, and if you can follow people, it's very sad to say to tell this, but newspaper are. Can't follow all that is happening in Idlib because they have to write, they have to be. It's very difficult to follow news from Idlib and to tell them. I know this, so I don't pretend that newspaper stay with their eyes on the situation, but there are many people from Idlib, and we can follow news from them. I will post some names in the following days, asking you to follow people, to follow news, and to stay with them, because they are just a human being, they are honest, they are good people, and they need to be listened at least. They need our attention, they need to stay alive, and to be free from Assad, from all people that don't let them be free as they want to be. Please look at Idlib and Aleppo countryside, because Idlib is just a place in the north, but not only Idlib, also in Aleppo countryside there are some places in which rebels rule. Then, thank you so much for all. Make this a selfie, and with the hashtag Eyes on Idlib. Thank you very much. Okay, now I stop the video. I don't know.
Good. Stop. I don't know how to stop the video. Aspetta, facciamo una cosa. Hashtag. Wow, bellissimo. Allora, hashtag. No, aspetta. Facciamo in diretta. Allora, devo selezionare l'hashtag. Dopo farò magari anche una. Eyes on Idlib. Ok. Come faccio a terminare?